Allora oggi abbiamo discusso, prego, facciamo sì. Parlare l'avvocato sì. Che c'è stata la sono state rese le conclusioni prima dalla procura, poi il pool degli avvocati ha potuto replicare, il tribunale ha anticipato che assumerà una decisione, ovviamente non siamo ancora in grado di rispondere a questo quesito, però siamo molto fiduciosi. Ma una decisione quando? Cioè ci sono dei tempi a questo punto? Speriamo che sia breve. Ma potrebbe essere in giornata? Potrebbe anche essere in giornata. Sì, sì. Proprio la sentenza. Sì, sì. Il provvedimento, quindi, certo. Ma non vi hanno dato però, cioè non ve lo dicono chiaramente. È chiaro, nessuna anticipazione. Da parte di nessuno. La procura aveva presentato un'istanza di rinvio per aggiungere un agente, è stata respinta, suppongo? No, non è stata respinta, diciamo che è oggetto di valutazione, anche questo. Il tribunale si è riservato, tutte le richieste sono state formulate oggi. E cioè, quali sono queste richieste? Quindi l'istanza di rinvio o la procura? In via principale, mm-hmm. E poi in caso diciamo di non accoglimento, la richiesta di fallimento. Ah, ok. Siete fiduciosi? Molto. Lo siamo sempre stati dall'inizio, quindi. E quindi che fa? Mentre gioca il Palermo ci arriva questa. Arriva questa. Questa... Perché oggi non funziona il mezzo telematico. No, vabbè, signori, esatto. Non può essere. Abbiamo lasciato i recapiti telefonici. Vabbè, vi chiamano per certo, certo, certo. Ma quindi voi dovete fisicamente venire qui? No. Per ti dicono l'esito. Basta, per telefono, diciamo, non c'è quindi un il contenuto. C'è qualche elemento ulteriore che vi rende più ottimisti? Lo siamo sempre stati e continuiamo a essere. C'è qualche novità, no? Ma sicuramente l'evoluzione ci rende ottimisti, sempre di più. Cioè proprio l'evoluzione dell'analisi dei documenti, di quello che abbiamo ulteriormente approfondito, ci ha sempre reso più ottimisti, sereni, ecco, più che ottimisti. Certo. Ecco. Considerate che oggi per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di avere un confronto con l'autorità giudiziaria nel merito delle nostre difese. Quindi anche questo per me è molto importante. Certo.